Super bonus. Nel caso in cui il beneficiario abbia richiesto e ottenuto una cifra superiore rispetto a quella massima prevista dalla normativa, cosa deve fare? Deve restituire tutto aggiungendo anche sanzioni ed interessi? In alcuni casi sì, e in alcuni casi invece può evitare le sanzioni e gli interessi. Questo è un caso molto interessante. Ho letto proprio ieri un articolo in cui veniva riportata una situazione molto interessante, per cui ho deciso di pubblicarne un video ad hoc perché potrebbe essere una situazione molto, molto frequente. Pratica, un collega, un ingegnere, è stato nominato per seguire tutte quante le pratiche inerenti la riqualificazione di un edificio plurifamiliare. Questo edificio plurifamiliare è oggetto appunto di interventi sia sulle parti comuni che sulle parti private, con accesso al superbonus perché ha eseguito degli interventi di miglioramento del comportamento sismico. Ora, in questo contesto, ha quindi ottenuto gli incentivi e ha commissionato un'impresa che ha applicato lo sconto in fattura. Lavori terminati. Una volta terminati i lavori, il tecnico si è reso conto di aver sovrastimato l'incentivo e che effettivamente al proprio cliente è stata, diciamo così, attribuito un incentivo superiore rispetto a quello massimo spettante. E quindi questo professionista diceva: adesso cosa posso fare per tutelare il mio cliente, per fare in modo che riversi all'erario solamente il più ricevuto e non si aggiungano anche interessi e sanzioni? Questa è una situazione molto interessante, per cui, diciamo, da analizzare, potrebbe essere, come ho detto, comune, speriamo di no, e per cui ho deciso di pubblicarne un video in cui faccio, diciamo, delle considerazioni di carattere personale. Mi chiamo Andrea Ciprian, sono un ingegnere, da oltre 10 anni lavoro nel settore immobiliare e dell'edilizia. Prima di iniziare questo video, ti chiedo di iscriverti al mio canale YouTube e cliccando sulla campanellina rimarrai aggiornato sull'uscita dei prossimi video. Se vuoi puoi anche decidere di abbonarti al canale se vuoi sostenere il mio lavoro online, e nel link in descrizione trovi tutti i vantaggi riservati agli abbonati. Ti chiedo adesso di mettere un bel mi piace, condividi il video e vediamo di che cosa si tratta. Allora, in genere quando si eseguono degli interventi di ristrutturazione o di riqualificazione del proprio immobile con accesso agli incentivi, una delle cose più delicate è proprio calcolare l'incentivo di cui si può beneficiare. Non è così scontato. Nel caso, per esempio, di interventi di miglioramento del comportamento sismico con superbonus, sappiamo che il tetto massimo di spesa consentito è di 96.000 euro incentivabile per unità immobiliare, però non è così facile calcolarlo. Perché? Perché ad esempio molto spesso, soprattutto negli edifici plurifamiliari, nei condomini, esistono per esempio anche le pertinenze. Le pertinenze, ad esempio, si sommano al numero delle unità da considerare per definire il massimale di spesa relativa alle varie parti comuni, però se sono staccate allora non vanno considerate. Quindi il calcolo dei massimali di spesa non è così semplice. E quindi e che cosa succede nel caso in cui viene sovrastimato il tetto massimo di spesa? Per cui si dice, dico una cosa molto banale, si dice che per quel tipo di intervento, per quell'edificio, si possono utilizzare, diciamo, una cifra 150.000 euro di incentivi, e in realtà poi si viene a scoprire che il tetto massimo di spesa incentivabile era inferiore di 120.000 euro. È chiaro che il beneficiario deve restituire il più ottenuto, quello che ha ottenuto in più, però per legge dovrebbe anche diciamo, restituire anche, a questi andrebbero aggiunte sanzioni ed interessi, che ovviamente aumentano se diciamo, a seconda di quando è avvenuto, praticamente è stato erogato l'incentivo e quando poi viene restituita la somma in più ottenuta. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che ci sono alcuni casi in cui si possono non applicare interessi ed incentivi, interessi e sanzioni, e quindi restituire solo la maggiorazione, la quantità di incentivo in più ottenuto, quando questo avviene. Allora, cominciamo con precisare una cosa molto chiara. Quando si ottiene un incentivo superiore rispetto a quello dovuto, il beneficiario si trova nella condizione di mancanza anche parziale, di mancanza di sussistenza anche parziale dei requisiti dell'incentivo. Per cui, per
bisogna chiaramente restituire il più che è stato ottenuto. E in questi casi chi deve restituire è sempre il primo beneficiario, non l'impresa che gli ha applicato lo sconto in fattura, la quale viene chiamata in causa solamente con la responsabilità solidale, solamente nei casi di dolo o colpa grave. Questa è una cosa molto chiara, quindi è sempre il primo beneficiario, sostanzialmente il proprietario dell'immobile, committente, che deve restituire il quanto ha ottenuto in più. Quando è che vanno applicate sanzioni e interessi? Allora, in caso come questo, se il diciamo beneficiario dell'incentivo è stato applicato lo sconto in fattura, si rende conto di aver ottenuto una cifra in più, lui deve restituire solamente il più ottenuto, il più che ha avuto, senza l'aggiunta di sanzioni e interessi, se l'impresa che gli ha applicato lo sconto in fattura non ha ancora utilizzato il credito che gli è stato donato, per esempio portandolo in compensazione, quindi non l'ha ancora utilizzato. In questo caso non ha, tra virgolette, passatemi il termine, danneggiato l'erario, non ha provocato nessun danno all'erario, per cui è sufficiente che il proprietario dell'immobile restituisca praticamente la somma in più che ha ottenuto. In questo caso deve fare una comunicazione all'erario, all'Agenzia delle Entrate congiunta, la deve fare lui e l'impresa, perché praticamente deve sostanzialmente, se così possiamo dire, rinunciare a quanto in più ottenuto. Questa rinuncia però deve avvenire da parte sua e poi da parte dell'impresa che gli ha applicato lo sconto in fattura. Quindi ci deve essere questa comunicazione congiunta all'Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui l'impresa abbia però già utilizzato i crediti che ha ottenuto dal committente, perché ad esempio se li è portati in compensazione nella dichiarazione dei redditi, allora in questi casi non c'è niente da fare. Il committente dovrà restituire all'Agenzia delle Entrate sia quanto ha ottenuto in più, quindi l'extra somma che ha ottenuto, quello che andava oltre il plafond previsto dalla normativa, dovrà aggiungere anche sanzioni ed interessi. Quindi è una situazione particolarmente spiacevole, perché spesso sanzioni ed interessi rappresentano una fetta notevole, una parte notevole, delle cifre, diciamo così, non trascurabili. Molto spesso mi si chiede che cosa succede invece se l'impresa non ha ancora utilizzato i crediti che ha ottenuto, però non vuole fare, si rifiuta di fare questa comunicazione congiunta all'Agenzia delle Entrate di rinuncia dei crediti. È chiaro che in questi casi la situazione è un pochino più complessa. Perché? Perché l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito nella circolare 33 del 2022 che la rinuncia del credito deve avvenire. Non può avvenire tramite una richiesta unilaterale solo da parte del contribuente, committente iniziale, ma deve essere anche da parte di chi quei crediti se li ha acquistati, quindi da parte dell'impresa. Tuttavia, per poter, diciamo così, consentire comunque al singolo soggetto, al contribuente, di sanare una situazione che non dipende da lui, perché evidentemente il calcolo, diciamo così, sbagliato del tetto massimo incentivabile non è colpa sua. Nell'interpello 440 del 2023 ha anche chiarito che il contribuente può anche in maniera univoca restituire, diciamo, una volta che si è stabilito che lui ha ottenuto un incentivo superiore rispetto a quello che gli spettava, unilateralmente può restituire all'Agenzia delle Entrate quello che in più è stato dovuto, senza che avvenga questa comunicazione congiunta anche con l'impresa. Tuttavia, è chiaro che l'impresa deve non aver utilizzato quei crediti, perché se l'impresa ha utilizzato quei crediti, appunto, per esempio in compensazione, allora in quel caso il contribuente deve comunque versare sanzioni e interessi. Per cui il contribuente dovrebbe conoscere, dovrebbe sapere se quell'impresa ha utilizzato i crediti che ha praticamente acquistato appunto dal contribuente a cui ha applicato lo sconto in fattura. Per cui la situazione fondamentalmente è questa: se avete ottenuto un incentivo superiore rispetto a quello che vi spettava e per esempio l'impresa vi ha applicato lo sconto in fattura, se l'impresa non li ha ancora portati in compensazione, voi dovete restituire all'erario quello che avete ottenuto in più, né più né meno.
Nel caso in cui invece l'impresa ha già utilizzato quei crediti, per esempio in compensazione nella propria dichiarazione dei redditi, allora dovrete restituire anche sanzioni ed interessi, purtroppo. Questo è quanto. Se il video ti è piaciuto, ti è stato utile, ti chiedo di mettere un bel mi piace e di condividerlo. Iscriviti al canale cliccando sulla campanellina, rimarrai aggiornato sull'uscita dei prossimi video e se vuoi puoi anche decidere di abbonarti al canale. Ciao!